Fabrizio Dabu non sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dabu sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento giornaliero con Farming Simulator 22. In questo momento mi trovo in live come tutti i giorni. Ed eccoci qua. Ok, vediamo un po'. Perfetto, ora suona meglio il microfono. Ok, allora, come sempre approfitto per ringraziare tutti quanti voi che durante le repliche iniziate a seguire il canale. Grazie per la vostra fiducia e ovviamente approfitto anche per ringraziare tutti coloro che sostengono il canale tramite le donazioni bit e ovviamente anche tutti coloro che passano a salutarmi durante le live. Ok, allora adesso andiamo avanti e vediamo un pochettino le cose da fare. Qua intanto ci tocca andare a dormire. Abbiamo sempre costi enormi. Allora, io nel frattempo andrei a spostare i pallet dalla farm superiore. Ok. Mi devo trovare. Scusate un attimo, ma oggi è un po' così, un po' improvvisata sta cosa, e quindi ecco qua. Allora diamo un'occhiatina, speriamo di non andare in clipping naturalmente. Tutto live, tutto in diretta. Un po' di pazienza, e sì, poi la cosa funziona. Vediamo di trovare una buona alternativa a tutto questo. Ok, allora adesso andiamo subito nella farm superiore. E devo spostare i pallet di fragole qua. Ale a sua allegragia, ha appena brindato con 20 caffè. Grazie mille, cheer 20. Wela, buongiorno carissimo, grazie per i caffettini. Stamattina sono in veste un po' sperimentale qua. Sto vedendo se sto vecchio microfono come funziona. E si sente bene, perché così almeno lo sfrutto non solo per le registrazioni
dei tutorial. Se vuoi, caro Ale, io ti aspetto. Ti aspetto. Ottimo. Vieni che stamattina sto pensando di spostare un po' sti pallet anche nella parte inferiore della farm, perché in pratica così faccio spawnare altri pallet. Allora, mo adesso vado a modificare il trattorone rosso qua e andiamo subito a posizionare il caricatore frontale. Ok, vai tranquillo Ale, non ci sono problemi. Poi vedi, alla fine ieri off camera mi sono andato a riposizionare un po' di cose qua. Ho detto, mi sono messo piano piano e ho notato che sta andando abbastanza bene. Allora, direi quasi per il momento, visto che Ale c'ha Discord, ecco qua, disattivo, ecco qua, e andiamo a modificare il mezzo, pardon, in questo caso ad ottimizzare il mezzo per vedere se ci permette di collegare un caricatore frontale, così poi carichiamo le palle. Ah, ovviamente Ale, poi ieri sera sono andato nella libreria di YouTube e ho preso nuovi brani, la playlist che mi accompagnerà in quest'altro anno qua. In realtà la playlist, quella lì che avete ascoltato fino a ieri, l'ho utilizzata per 2 anni di fila. È stata la playlist, diciamo così, porta fortuna, e sperando che anche questa playlist vi possa piacere, e quindi possiate continuare a rimanere qui con Zio Tab. Questo è un vecchio microfono che avevo praticamente dimenticato di possedere, è un Samsung C01 e in questo momento, diciamo così, sto utilizzando questo microfono perché ha una frequenza usa una frequenza molto più ampia, uno spettro di frequenza più ampia, quindi questa vociaccia qua avrà un po' più di profondità. Allora, aggancio frontale, ok. Allora qua direi di metterci le ruote con i contrappesi, ok, quasi metto pure il GPS. No, meglio di no, per ora non mi serve il GPS. E mettiamo un po' la musica nuova. Hello? Hello, hello, se tu sentissi come suona sta musica qua. Sì, buongiorno. Buongiorno a te carissimo, grazie per essere accorso. Buongiorno, adesso apro, è arrivato la carica confettoria. Ah, ecco quale carica ricarica stai aspettando. Sì. Io ormai mi metto la sveglia per venire da te, perché sennò non ci riesco. Grazie. Vabbè, non ti preoccupare. Oh, io ieri poi ho messo tutto a posto, diviso attrezzi con attrezzi, carri con carri, trattori con trattori, perché sennò non ci capisco nulla. Oh, mi hai visto che casino che c'era da me? Sì, è bella, sì. C'era sicuramente da riorganizzare tutto, perché quando diciamo così è un multiplayer, a volte capita comunque che non tutti sono attenti, diciamo così.
a quello che fai, e quindi ecco, ci sta sta Per un dispersione. appunto, per un appunto. C'è un po' di dispersione. Allora, ragazzuoli, intanto io forca per il pallet, questa mi serve. Alet, ti dicevo che se vuoi, Dica. ci sarebbe da spostare un po' di pallet, quelli lì della farina, nel mulino per grano, nella farm in basso. Vedi che io li stavo mettendo dove ci sono le Aspetta, che mi è coperture, andata via la voce. Cosa c'è da spostare? i pallet, quelli lì dal mulino per grano, là. Nella Sì. farm, da metterli sotto. Nel mulino per grano c'è già la. Io le dovrei spostare. Vedi che tu trovi già il fend già messo nella posizione dove stavo pensando di depositare i pallet. Sì. Oppala, ecco qua. Mi sta Follow. ribaltando. Se li puoi spostare là, così intanto facciamo aumentare un pochettino la produzione. Aspetta che devo abbassarmi il Grazie. volume. Il sottofondo musicale mica è troppo alto, che qua ieri. Io non lo sento neanche. Ah, ok, a posto. Dalla È qua, no? live, dico. Giusto? Devo metterlo qua dentro Vedi dove c'è il la fend? baracca? Esatto, grazie, che così Ok. inizi a recuperare pure un po' di spazio. Perché ho notato, come giustamente mi faceva notare Leonardo, Leo, che c'erano anche messi lì effettivamente, diciamo, lasciati così, non davano un senso, e quindi, come ha fatto pure lui nell'altra farma, approfitta anche Io per. devo appoggiarlo dentro al capannone, giusto? Sì, quello che riesci a spostare là. Vedi che ci sono quegli ultimi due scompartimenti liberi. Se ti riesci a metterli in uno, altrimenti li puoi mettere anche in tutti e due. Poi, quando Sì, però si. vieni qua un attimo, fammi vedere, perché sennò non vorrei fare bagianate. E tu basta che lo carichi e le sposti, non è che. Aspetta che scendo dal fan. Ok, ma Io arrivo. qui devo metterli, giusto? Sotto quel capanno lì, dove ho lasciato il fend, non so se l'ho lasciato fuori. Qua non ho messo un altro, ora sono due, guarda se posso, va Perfetto. bene. Eh sì, va bene, come li metti, metti, non ti preoccupare. Ah, Non. vabbè, allora mo. Sì, tanto adesso si salta soltanto di spostarli là sotto per fare spazio alle produzioni. Ok, miele ce n'hai 7 o 9 pacchi, eh. Aspetto prima che si satura e poi dopo li sposto, perché altrimenti mi trovo con i pallet mezzi pieni là. Grazie ancora, Ale, ovviamente, per il supporto e per Ma di la cosa? compagnia che mi fai. E Ma scherzi, sono qui. poi, a proposito di YouTube, non so se l'ho già detto, ieri sera sono andato nella libreria di YouTube e ho cambiato un po' di canzoni. Mi sono andato a scegliere un po' di Bravo. canzoni, ho aggiornato un po' la playlist, che quella là mi ha accompagnato, come ho detto prima, mi ha accompagnato per 2 anni, però volevo un attimino cambiare, perché giusto così, perché le avevo imparate a memoria quelle canzoni, però belle, fra l'altro, e quindi mo io ho sostituito, ho messo anche canzoni, diciamo, anche un po' hip hop. Anche quelle lì che servono poi per farci rilassare un pochettino quando magari si va su Eurotrack. Yes, Oh, yes, yes. Io per yes, adesso yes. non tocco nulla, vediamo un po'. Ti ho detto, quando sono da solo e faccio la maratona, farò anche io qualcosa. Tanto per adesso. Io eventualmente qualche sound alert te li posso anche passare io in una cartella compressa. Che tu magari prendi Sound spunto. alert? Scusami, le musiche da YouTube sono quelle che in effetti io so. Playlist, dici? Tu le metti nella playlist e le ascolti. Se ti piacciono eventualmente le tieni, o magari prendi spunto, così magari poi sempre.
Magari se sei idee un po' confuse, magari così tu più o meno vedi che ce ne sono diverse, quindi magari puoi sempre pigliare spunto. Scusate Ok, certo. la ripetizione. E poi comunque ho focalizzato ancora di più a proposito del tuo sound alert. Ovviamente. Non mi dici niente, No, vabbè, a parte ovviamente. questo, poi ovviamente siccome prima di te ho promesso anche a Corve. Corviro. Coviros e Morven. Corveros, sto dicendo. E siccome ho fatto la promessa anche a loro, diciamo che sto cercando pian piano di farlo. In ordine, diciamo, di promesse, se così si può Sì, però dire. bisogna farne uno anche a te, però, adesso, Più là, E vediamo un mo'. po'. Vediamo se riesco a trovare uno No, più che altro spunto. vorrei farti la sorpresa, ma non riesco a usare quel programma, cioè non so cosa usi, quindi. Vabbè, Ma poi mi devi lì. non ti preoccupare, apprezzo anche come dire, È il perché lo fai a pensiero. tutti, al di fuori che te stesso, quindi non Vabbè. puoi farti le robe da solo. Ma il bello è proprio quello, il fatto che lo fai gli altri è più bello, perché poi, diciamo così, se diciamo così ciò che hai fatto è veramente piaciuto, allora tu te ne rendi conto, anche delle critiche, anche non proprio buone, ecco, però questo aiuta a crescere sia dal punto di vista interpersonale, personale, ma ovviamente anche dal punto di vista di esperienze sul campo. Ma qui siamo in crossplay. E No, in PC. perché non hai preso l'autocaricante? È perché t'ho detto, preferisco più fare un po' più, cercarlo di farlo un po' più realista. Che quando sto da solo in single player, allora mi metto e o se devo fare una serie tipo come Fammi ti caccio, Robimel e Nick, allora la più l'autocaricante per risparmiare tempo. Ma questo in realtà è un po' pure per fare, come dicono a Siena, per far chiacchiere, no, giusto per chiacchierare, un po' come quando vai al bar, sorseggi il caffè e nel frattempo quel caffè si allunga talmente tanto che magari ti dura quella mezz'oretta, quell'oretta, e magari se stai anche in compagnia della persona Ci passa un che. po' di più, certo, però con Esatto. l'autocaricante non è che sia irreale. E vabbè, diciamo che. L'autocaricante avanzi di diciamo. Però resta un fatto che siccome questa mappa io la utilizzo anche in crossplay, è uno spreco di soldi perché io la devo comprare. Poi la perdo, la devo riacquistare e allora finché non uscirà un autocaricante anche per le console preferisco non andarla ad acquistare, ecco, perché penso che sia una spesa al momento non utile. Poi può darsi pure che domani ci ripensi e dico, oh, però forse lei ha ragione, me lo prendo. Però diciamo che per il momento non l'ho Però proprio è perché io mi sono presa l'urgenza. accorto che ora qua stiamo facendo lavoro triplo. Perché ora se ora questi li sposto là e poi tu quando devi caricarli devi di nuovo prenderli e metterli sopra il carro. Ma il bello è proprio Allora quello. li metto sopra il carro. Così ce l'hai già pronti. No, io sul carro non le sposto, io da là sotto le devo portare direttamente al forno. Le carico due alla Come? volta con la pala telescopica, la pinza come sto facendo adesso qua. Sì. Quello perché fra l'altro quel carro non so, mi pare che non supporta quei pallet. Ma è solo per le balle, se non ricordo male. Che ci ho pensato pure a mettere l'autocaricante, solo che però ho detto quello mi serve Puoi più che altro per fare. fare lo stesso, cioè puoi caricarli lo stesso a mano con l'autocaricante se vuoi fare le cose serie.
Ma tu, se tu però le vuoi caricare per sul sul no, per non farti fare il doppio lavoro anche a te. Ah. Se no, ora li metto qua io, poi tu quando vieni qua li devi di nuovo prendere. Quello è una cosa che adesso per esempio stiamo mettendo un po' di liste. Se non te ne fai niente tu, va bene, io tanto te li metto qua sotto. Sì, no, io più che altro ho detto, alla fine questi li metto qua sotto, poi ci sarà un secondo momento che andremo io, tu, chi è stasi, andremo a spostarli nel forno, perché poi, diciamo così, inizieremo a fare la produzione. Quindi siccome tu mi vieni a dare una mano, io poi off camera qualcosina me lo faccio pure. Allora, pure per come abbiamo fatto sull'altra mappa, sulla Hot Biberon che l'altra volta ti ho fatto caricare i pallet, anzi scaricare i pallet nel forno, almeno così visto, va bene, voglio, visto che comunque dai una mano, almeno hai tu l'onore di accendere il forno. Ci sono problemi, così diremo il primo pallet l'ha messo, il primo pallet di farina lo ha scaricato Alegraggia, che poi fa latte, giusto? Alegraggia. Infatti io ho sempre sbagliato l'accento sul cognome, vedi? Alegraggia. Io facevo Alegragia. Perché Ale Graziella Giovanni. Il cognome lo sbagliavo sempre, perché e come lo dicevi, Alegragia fa rima con compagnia, con è un altro ok. Ale Graziella Giovanni. Ecco. Te l'ho detto lo sei, sto qual era, no? E allora diciamo che il cognome d'arte, va, ti ho dato Alegragia. Cognome l'ho scoperto io. Alegragia. Alegragia. Grande, allora si può fare. Ho pensato una rima con Alegragia, ragazzi. Mentre stavo. No, Alegragia di solito. Però io siccome. Se vuoi metterla in Alegragia. Perché. Diciamo così, suona meglio. Willa, Chiaretta, ragazzi, è arrivata la nostra. Ciao, Chiara. La nostra Chiara nazionale. E se parte il sound alert qua stamattina. Tac. La nostra Chiara. La nostra Chiaretta, come stai? Ragazzi, mi raccomando, andate a seguire Chiara perché è brava. E poi ovviamente c'è il rischio che si possa scatenare la Chiaretta. E ora vi faccio sentire anche la nuova hit di Chiaretta, di Chiarina. Io sono Lady Bacarozzo. Io sono Chiarina. Con pigiama rosa vado là. Ma no. Io sono Lady Bacarozzo. Ma sono Chiarina. Ti mando del trombozzo. Ecco qua. Abbiamo fatto anche un po' di pubblicità nella descrizione. Ho fatto anche un po' di pubblicità ai canali. Così almeno. Come stai, Chiara? Sei meglio? Esatto, caffè patacca, il caffè che spacca. Oh, Moreno, what you? Ragazzi, eccolo qua, è arrivato Moreno. Ragazzi, è arrivato Moreno. Ciao, Moreno. Zitti, che è arrivato Moreno. Buongiorno, caro Moreno. Fabri, adesso tutti... We bot te lo levo a morsi. Perché? No, non ti preoccupare, ignoralo. Te lo tolgo a morsi, che non riesco a leggere la chat. Aspetta, me lo disattivo un attimo. Chiara, ce lo leviamo a morsi lo WeBot, Dab. Un attimo solo, perché altrimenti poi qua dice, ma guarda un po' questo bot qua che fa la bot. Allora. Io lo mangio, porca vacca. E non riesco a leggere la chat, ogni volta che qualcuno scrive esce un poema.
Oh, infinito. Ti è arrivato pure l'applauso, fra l'altro, eh? Da chi? Qualcuno in chat, in live ha fatto... Io c'ho, non c'ho audio. Ah, vabbè. Ora vediamo chi è che ha fatto questo applauso, ya. Moreno. Ah, allora Moreno lo può fare. Allora Moreno, vedi che mi dà ragione. Anche la Chiara mi dà ragione. Oh. Ah, ecco qua. Dovrebbe essere stato disattivato qua. Ecco qua. Andiamo un po'. Allora. Ecco qua. Allora, mo provo a scrivere io. Ciao in chat. Ciao. Ecco qua. Applausi per tutti quanti voi. A proposito, allora, devo alzare anche un po' i sound. Già che hai fatto quella roba là, ti meriti un... No, devo aspettare 20 secondi, poi... Sì. Non ti preoccupare, comunque, seppure non riesce... Tiriamo giusto qualche... 5 euro. Tiriamo fuori giusto qualche pallet, perché così almeno... Non facciamo solo questo, che altrimenti vende veramente... Speriamo Chiara che si risolva tutto. Dai, Chiaretta. Ali, Chiaretta, Ali. Ma l'hai tolti i sound con i beat? Ce ne sono 4. Uno per ogni schermata. Non li vedo. Ci sono. Vabbè, tiè, te ne mando altri 50 qua. Ah, ti preoccupare. Grazie. Ale a sua allegragia ha appena brindato con 50 caffè. Grazie mille. Così 50. Per un po' non li metti più i bot. In effetti, i bot l'ho tolto. Grazie. Porca vacca. Proviamo un attimo una cosa. Vediamo un po'. Allora, gli si deve dare un zuccherino come ai cavallini, Chiara. Capito? Così almeno. Qua. Ma qui li devi mettere sotto i ponteggi questi dub? Sì, quello che riesce a mettere, poi dopo vediamo, facciamo altro, che non è... altrimenti diventa veramente che barba, ah, che noia. Sì, non è solo questo, è giusto per spostare qualcosina. Save settings, questo ci sta. Op bacco. Oh yes. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Grazie Morino, grazie per gli applausi. Ok, diciamo che... Ottimo. Dalla regia ci dicono che Moreno ha risolto il problema. Ha risolto il problema dell'audio. Chiara, dimmi un po', a parte che il programma che stai portando ultimamente, quello lì insieme a quel ragazzo che dove spiegate un po' i fatti del Titanic, queste cose qua, e dicevo che ti volevo chiederti se è un appuntamento fisso, perché ora, al di là del fatto che si scherza, però avete creato un format veramente interessante. Ah, stasera è giovedì, è già giovedì oggi? Eh sì. Allora stasera bisogna andare con Moreno, eh? Yeah. Mi ero già scordato, per un male che mi ha... La settimana passa velocemente. Oh, ovviamente dub, scherzo, puoi fare quello che vuoi, con i bot, però... No, non ti preoccupare. Tanto... In realtà devo ancora ricordarmi, cioè, o meglio, capire come si settano in offline. Per esempio adesso sono settati in offline. Perché siccome ho modificato alcuni comandi, come il ciao, che non mi andavano, allora è per questo che li ho lasciati quelli di default, ma mi sono scordato di andare a modificare
il funziona mount. Oppala. Wonderful. Purtroppo non ci sono tanti simulatori di navi. Abbiamo portato i Titanic, che poi ci sarebbe un altro simulatore. A me mi è piaciuto molto quel video che hai fatto. Adesso mi sfugge il nome. Ieri l'ho detto a Dab. Sono andato a vedere anche nel tuo canale per dirgli il nome. Quello che sei tipo un astronauta strano che vai a raccogliere il cioccolato dalle rocce. Ah, è giusto. Quel simulatore là. Di spazio. Il cioccolato. Sì, cos'è che tiravi fuori dalle rocce della roba strana. Se il cioccolato è buono, il cioccolato spaziale è ottimo. È il cioccolato più leggero che c'è. Cioccolato spaziale. Il cioccolato che non fa ingrassare. Oggi mi atteggio un pochettino a studio in stile emittente radio qua. Ui, quasi sono ingastrati i pallet. Ah, le senti, puoi pigliare pure altri, giusto che mi sono caduti due, stavo addrizzando due pallet e non ci riesco. Non ti preoccupare, arrivo io. Vengo a darti una mano. Dai, mettiamo giusto un paio di pallet, poi. Non ce l'ho la pubblicità io. Ah sì, no, non ce l'ho, c'è solo scritto guardando la pubblicità darei un piccolo contributo al canale. Ah no, perché sono abbonato io. Eh sì. Ho scritto pure io quel messaggio perché almeno se qualcuno anche durante le repliche magari scappa, almeno se vuole dare cose, diciamo così, un piccolo contributo. Tech. Piccolo contributo super tech. Funicolare senza corrente, ragazzi. Arrivo Ale, sto arrivando a darti una mano. Ho scaricato solo una fila di pallet di fragole qua, giusto per non va sempre le stesse cose. Niente, cavolo, che sto facendo dei casini qua. Ah, cioè, aspetta, se sei imballato, se è buggato, fa niente. Poi, Fishing Simulator. No, Main Sky, bravissima. Ah, ma allora quello non era... Non Sky, quello. Era veramente cioccolato allora. Te l'ho detto. E poi poteva craftare... Non so, è carino come... A me le cose strane sono sempre piaciute. Sarà perché sono strano io. È poi una cosa diversa dal solito. Credo sia anche una buona cosa, anche se magari... non tutti non a tutti piace quel genere di cose, però dai, ci sta più o meno. Range Simulator in the Space, già la cosa, vedi, mi attizza ancora di più. Range Simulator in the Space, grandissimo. Sì, Moreno, io alle 3 parto di nuovo con la mia. Io oggi, Ale, vedo di registrarmi con calma il tutorial là, poi eventualmente quando finisco vedo di passare a darti una mano. Ok, così vedi bene cosa ho combinato ieri. Si è lavato tutti i mezzi là. Ho lavato tutto e ho messo tutto a posto, poi vedrai. Ah, e allora stiamo a posto. Ma più che altro c'era disordine, non è che dovevo lavare i mezzi, c'era disordine, proprio c'era una cosa di qua, una cosa di là. Ok. Ale, comunque va bene così con i pallet, era giusto per... mica tanto va bene così, vedi che quei tre lì sono rovesciati. Vabbè, mo arriva zio qua. Quei tre laggiù in fondo. Zia Dab vede un attimino di raddrizzare. Ragazzi, sta chiara, ragazzi. Pallet, fate i bravi. Oh, ui, hai visto come...
quando sentono il nome Chiara. E mo se dico Chiarina, guarda, raga, Pallet, ci sta Chiarina, occhio, occhio. È arrivato pure la zappa, voglio, mettetevi sugli attenti, Pallet, attenti. Anche se è messo in maniera scomposta. Oppola. Hai visto quando entri il padrone di casa che non sono io ma siete voi? È arrivata Zappa. Dov'è Zappa? In chat. Ah, sì? Sei tu? No, aspetta. Sono io. Ah, sei tu? Allora facciamo suonare il no Zappa, va. La zappa sto morta, la zappa sto morta, la zappa sto morta. Aspetta, Maurizio, Max, lui c'è. Oh yes, oh yes. Grazie Morino, grazie per essere passato in Lives, thank you so much. Grazie a Mitico Morino. Ovviamente. Ma Chiara, sbaglio, è spadaccina. Fammi dare un'occhiata. Ma sì. Dai, Chiaretta, vuoi fare anche la padrona di casa qua? Beh, io... Vai Ale, va bene anche questo qua, mo. Vado a posare un attimo il trattore su in farm e vediamo un attimino se riusciamo a fare qualche contrattino. Super tag, yeah. Super tag. Contracten. Purtroppo al momento il PC fuori uso. Ah. Comunque Chiara, quel gioco che hai portato due serie fa, graficamente si vedeva che era bello pesantuccio, quello lì di Hot Dog. Molto molto horror. Ammavi. Però devo dire la verità, ragazzi, ora non perché c'è Chiara in live, Chiara dal punto di vista dei giochi ha dei gusti molto fini e non sono sì. Perché ad esempio mi ha fatto scoprire anche quel gioco di Evans Escape, una cosa del genere. E anche se non sono appassionato di quel genere là, però ho notato che giocato una seconda volta è avvincente. Cioè veramente attira. Infatti io la prima volta, ovviamente che l'ho giocato, mi serviva e mi è servito per capire un attimino meccanismi di ciò. E poi ovviamente ho fatto anche la speedrun, ovviamente grazie ai consigli della nostra Chiaretta nazionale, della nostra Chiara, e quindi in un'oretta sono riuscito a completare tutte le missioni senza tralasciare alcun indizio, anche se in realtà devo dire la verità, un indizio forse l'ho tralasciato, è il fucile da precisione nell'ultima parte del gameplay, non l'ho preso. Ho ammesso le mie colpe. Oh, Dab, dimmi. Ora che hai detto in realtà è venuta la verità, vedi, mi è già venuta nel mio single. In realtà mi è venuta la verità. C'è Ale. c'è Ale Grazia che fa super tag. Marta is dead, dove quando chiedi la tua madre, cercando di trovare l'idea per la mia alert, ma non me lo vuol dire, porca va. No ragazzi, io sto ovviamente come tutti quanti voi sto cercando di progettare un sound alert o barra inno per i vari canali. Non me lo vuole dire. Ma io giustamente, no, se io gli svelo qualcosa, se io faccio spoiler o come si dice adesso, no. Ma se io gli spoilerò qualcosa e poi non c'è più gusto, e invece così uno se non gli dice niente, e invece se uno non gli dice niente poi magari dice e questo è vabbè aspetteremo. Allora Chiara dice Marta is dead, dove quando chiedi a tua madre, mamma vorrei un hot dog e lei ti prende alla lettera.
Ale, devi sapere che in questo tu non so se l'hai guardato tutta la live. Praticamente il gioco che ha portato Chiara nel finale, fra le tante cose ambientate nel No, teatrino. quel gioco lì mi sa che non l'ho visto. Ho visto solamente quello del. Ho visto Titanic e quello del cioccolato delle rocce. Allora forse sei passato solo per un salutino. No, no, sono stato una mezz'oretta. È sul finale, è un finale molto macabro, un po' particolare. Quando diciamo dog, è proprio dog. Senti una Allora cosa. devo andare a rivedere. Senti Ale, possiamo anche fermarci con i pallet, tanto ti ho detto, era Sì. giusto Sì, ma per dare un mi improve. hai visto che ero imbranato, allora adesso è meglio fare altre cose. No, Ma fa una cosa, dillo, aspetta. dillo la No, verità. aspetta, però vorrei fa una cosa, ora che ci sei, sposta qualche pallet almeno, effettivamente hanno visto solo a me, giusto almeno per far vedere che c'è, Cosa? per far vedere che anche tu Ah, hai dato per una vedere la mano, mia dai. imbranatezza, No, va ma bene. no, non ti preoccupare, è soltanto per dare. Sei proprio masochista, allora, No, eh. mai una cosa del genere. Non ti preoccupare, tanto se per questo i pallet là con le fragole si sono capovolti un paio di volte, si sono incastrati. Matt is dead, dove va? Si pensi Vanishing of Evan Carter è un gioco particolare. E soprattutto grazie a te che sono riuscito a capire i meccanismi di gioco. Infatti, su YouTube, nonostante non sia un gioco particolarmente conosciuto, però ha fatto delle ottime visualizzazioni. Siamo sulla Helen Grant. La mappa gemella della Zappaland. Vedi, quando arrivo qua, cosa fare? Io col muletto riesco a lavorarci. Allora Invece con... mo ti prendi il muletto allora, che io utilizzavo sì, questo. per fare questo lavoro qua io lo preferisco se ce l'hai. Se lo devi comprare, no. Ah no, lo prendo anche perché devo prendere anche un cassone per trasportare Vedi i pali. che Sì, casino sì. che sto facendo. Mo ti prendo tutto quello che ti serve. Allora, prendiamo No, non il. comprarlo però, il muletto. Comunque mi Ci sono servirà. tre bancali, ci Ma sono. comunque mi servirà. Ma quelli che devono uscire ancora nella fabbrica là ci sono più di 100.000 litri. Non ti preoccupare, ci serve. A parte che mi servirà, quindi non ti preoccupare. Allora, muletto. No, perché effettivamente c'hai ragione. C'hai perfettamente ragione. Allora, il muletto, dove lo metto? Dove lo metto? Non si sa. Se hai tempo, Chiara, oggi pomeriggio vieni a vedere la mia perché voglio un'opinione di quello che abbiamo creato io e te, Dab. Ok, beh, giustamente un'opinione terza, sì. Perché quella lì è anche la mappa di Dab, quella che ho io. Beh, però io l'ho soltanto modificato un pochettino. Ah, beh, sì, però sai. Ale, se. Vado avanti? No, senti, se vieni un attimo con il trattore dal concessionario, carichiamo un attimo il muletto sul cassoncino. Andiamo, andiamo. Ok, io mo mi sposto, vado direttamente là. Porto questo là? Sì, al concessionario che ho acquistato il muletto. C'è il cassone da carico là. Allora vado a prendere il muletto, porto qua. Alle Ok, eh sì, questo è 10 km 3, Chiara, alle 3 parto. largo. Ora italiana, invece l'ora Alle UK 15, ora italiano. invece Chiara, praticamente mentre tu stai pranzando. Ci siamo noi che stiamo andando praticamente Ma a dov'è il farlo muletto? Non lo... al concessionario. Ale, se non arrivi qua, ecco Eccolo. Ma devo qua. venire qua col trattore, però. Avevo detto. Mannaggia. Fatto fare una corsa a piedi. Oh, signor. E quando è che ci arrivava sto muletto là? Mamma mia. Chiara, in effetti noi volevamo tirare la spalla, solo che io sono un po', come dire, deperito. Vicino a che campo è? È al concessionario, vicino al campo 19. Se tu Ok. ogni tanto, se tu switchi con il 9, mi pare, con il tasto 9 noterai
l'ultima posizione. Io questa mappa qua la conosco poco, lo sai, no? Ah, e beh, tasto 9. Io sta mappa l'ho fatta sempre con ogni tanto tutture me la apro con il tasto sulla destra e poi continuare dritto. Esatto. Anche quest'anno comunque il GPS in questo gioco l'hanno fatto stupendamente male proprio. Mi sono messi di impegno per farlo male. Ho notato pure che è un po' pasticcioso. Si sono messi di impegno perché invece di mettere un GPS normale hanno messo il solito che dal 13, dal 15, dal 13 è così. Chiara dice attenti, poi rischiate il colpo della strega. A proposito di quando ho detto noi lo dobbiamo caricare a spalla il carretto col muletto. Sì, sì, sì. Ma lei fa l'infermiera. Chiara, quindi se qualcosa ci vuole bene, chiediamo la tua consulenza. Non ti preoccupare, veniamo noi da te. Ci mettiamo fuori a cancello, così se ci devi raddrizzare un po' la schiena con martello e scalpello. Vabbè, lei però cura solo gli occhi, non è infermiera. Vabbè, allora da quello che ho capito, infermiera oculistica. Chiaro, non ti preoccupare, troveremo un modo per venirti a trovare con la scusa e scroccheremo qualcosa, magari ti metti con il flex e con la saldatrice e vedi di fare qualcosa di VR, in virtual, come si dice. Hola, hola. Arrivo, Hola, hola, ho visto Aleasso in una iula. Oh yes, sto yes. Sto arrivando. Ha detto chiaro, una bella punturina e passa tutto. Però non quella cosa che fa pic. Niente masci, vuole quel lago come si faceva una volta. Picchindolor. La siringa, quella lì, bella. Quella là in acciaio. E poi con l'ago, quello lì che facevi. Mamma mia, che dolore! Ho tanto l'abitudine di dirlo qua che quando mi hanno fatto il terzo vaccino gli ho fatto all'infermiere tac, a posto. Così gli ho fatto all'infermiere. Mannaggia. Oh no, non mi ricordo se gli ho detto tac o super tac. Penso che gli ho detto tac solo, perché se gli dicevo super tac era da... Alla faccia del bicarbonato di sodio. Sono arrivato, Oh, ecco. Facciamogli l'applauso. Oh, è arrivato, bravo. Eccomi. Oh, ragazzi. Ma adesso non è che quando parto col coso mi vola anche giù il... Lei è bloccato, no? Sì, con le cinghie. Oh, guarda. Puoi dire una cosa? Come hai fatto a bloccare... Cioè, a metterlo su e a bloccarlo con le cinghie. Ok, ti avvicini là. Perfetto, esatto. Perfetto. Mi pare il tasto R. Adesso arrivato là. Ok, mo ti raggiungo là. Anzi, ti corro dietro. Anche Chiara ha scritto tac. Hai visto che bravo. Che bravo Dab che mi ha fatto. Che mi ha preso il muletto per tre bancali. No, e tu poi devi spostare tutti quei bancali da lassù. No, adesso che campo devo andare? Allora, puoi anche tagliare dritto qua. Devo andare nel campo 8, giusto? Allora, in questo caso vai a sinistra qua. Ti seguo, aspetta. Fermo. Anzi, fai la strada che dovrei fare. Oppla! Ora un po', l'intelligenza artificiale. Facciamo una cosa, andiamo da quest'altra parte qua. Tu puoi anche... La demenza artificiale del gioco. Puoi anche tagliare così. Taglio. Sì, tanto qui non è coltivato. È coltivato... no, vabbè, vai. Poi veniamo noi a fare il super lavoro qua. Super tech. Ho messo il follow invece di mettere il comando del cane che fa segui, no? Che premi il tasto sinistro del mouse qua, invece ho fatto... Oh, c'è qualcuno che mi segue. Io sono più veloce.
Vedi, adesso se guardi lì di fronte, caro Ale, noterai i silos dei biogas di fronte a te. Mo dici dove sta? In fronte a te, a ore 12, vedi? Sullo sfondo? Sì. E tu devi andare in quella direzione là. Non ti puoi sbagliare. Fai un super tac. Non mi posso sbagliare. Poi quando l'hai fatta una decina di volte il percorso su questa mappa qua. Troppo grossa questa mappa per me. Mamma mia. Io già per me già sto cominciando a prendere le misure su quella sulla Hot Biberon. Ah, e quelle più o meno come dimensioni siamo là, la Hot Biberon Conquist. Più o meno. Più No, un somo. pochettino più piccolina, eh. Eh sì, in effetti. Almeno la parte dove ci lavoro, dove lavoro spesso io è molto piccolina. Sì, anche perché il fuorimappa, sì, il fuorimappa ovviamente è molto ridotto. In confronto. No, 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 non No? attraversare il campo. Hai tolto la cosa? No, io non attraverso il campo perché se vado sulla mappa di qualcuno che utilizza il calpestazione, gli rovino il tracciato. Ma Ci tu fa. non ce l'hai la calpestazione. Ma preferisco non far tagliare per abitudine. Perché se un giorno mentre mi sto facendo un Come sei tutto in preciso, offline. preciso. Uguale, tu hai capito qua quando ci ho speso per ripiantare sto campo qua? Mi è costato un occhio della testa o un occhio della fronte. Devi parlare napoletano, eh? E qualcuno ha Eh sì, riscosso? è la Chiara. Ui, Veramente. guaglio. Ah, e Ale, ho fatto che sei perché e che agisci una barca di sord per congiare sto campo perché già Ti guarda in coppa imbassate. Perché in passato qua in coppa a sto campo praticamente mi hanno scamazzato tutte cose e mi ha già avuto a cogliere tutte cose sul capo. Ha già fatto lavatura, imbiancatura e stiratura e qua a farci la miseria e ha già speso un sacco di soldi. carne, ciuna e fish. A proposito di carne shune face, giusto, c'è il sound alert che piace molto al mitico Allora, io Fernbus. ora E si prendo guardi bene, che qui non la siamo in Lambradam qui. America, qui siamo a Napoli, è come si dice, ca, Mishune Fes, ha capito? Esattamente, vai, a te l'onore di scaricare, di sbloccare il carrellozzo qua. Visto che il lavoro più duro l'hai fatto tu, Sì, gliel'ho tolto. devi salire e poi devi schiacciare il tasto a basso che mi pare che è V. Esatto. A te, Ale, l'onore. Oh, adesso i pallet chiusi li tiro su. Se vuoi, puoi anche fare un test del mezzo qua. Della caricatore. Di cosa? Se vuoi provare a scaricare giusto un paio di pallet, quello che vuoi tu. Io nel frattempo vedo se c'è qualche contrattino. Perché là usciranno pallet a tutta Vabbè, forza, io ora faccio presto perché sono abituato con questo. eh. Ah, ok. Mo' il carrellino, allora il carrellino mo' lo sposto perché poi mi servirà per depositare. Questo lo usavo anche al lavoro, quindi voglio dire, Ah, sono ecco. abituato. Allora, questo carrellino mo' quasi quasi. Sono di Genova, Chiara. Eh no, 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 il tacchi si dice a Milano, però io sono di Genova. Chiara, devi sapere che lui però lo hanno chiamato Sono per. international. Esatto, lui praticamente è doppiatore, no? Fa il doppiatore off camera, cioè offline, no? Lui è un bravissimo doppiatore. Infatti, mo' lui dice, guarda, adesso dice quella cosa. Sì, ora dice quello Ale, di me. parla un attimo. Chiara, ascolta attentamente la voce di Ale e Allora, dimmi se ce semmai la. quando lo dici ti canto la canzoncina quella. Io lo so, che non so, so. Quella là. Chiara, eh? Cioè, tu hai capito? Io niente. Lui dice che assomiglio a Jovanotti. Ma. Boh, Ragazzi, parlate voi. vabbè. Chat.
Dite un po'. Assomiglia o non assomiglia? Lo dice solo Dab, eh. Lo dice solo Dab. Ma io perché ascolto. Anzi, io sento, ma ascolto anche. Ecco, Chiara è la prima. Eccola. Chat, forza, forza. Approfittiamo. Su. Chiara, chiama gli altri. Dice, ragazzi, andate da Dab perché c'è Lorenzo. E lo so che non sono solo, anche quando sono solo. E lo so che non sono solo. E lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Non c'ho solo la S, eh. C'è, ragazzi. Ragazzi, c'è. C'ho solo la S. Ragazzi, io vi dico questo, eh. Oggi che giorno, eh? Oggi è il 3 marzo 2022. Fra esattamente 365 giorni lui avrà 10 volte il numero di follower del canale che c'ha adesso. Speriamo che Twitch o YouTube non mi mettano la limitazione all'audio, che dicono che l'ha cantato Jovanotti. Alessandro Cherubini, sono il cugino. Sono il cugino. Cugino con 3G. Oh, però si vede che è un mulettista professionista. Perché la linea d'ombra dell'altro giorno che ti avevo cantato, lì forse lo ammetto anche io che sono simile. Vedi? La nebbia che vedo a me davanti, per la prima volta nella vita mia mi trovo a saper quello che lascio e non saper immaginare quello che trovo. Mi offrono un incarico di responsabilità, spostare questa nave verso una rotta che nessuno sa. E alla mia età mezz'aria, in questa condizione di stabilità precaria, ipnotizzato dalle palle di un ventilatore sul soffitto, mi giro e mi rigiro sul mio letto, basta. Oh yes. Potresti fare questa come... E qua ci vuole proprio un bella ragazzi, un bella per Aleasso in chat. Scrivete aiea. Forza, aiea. Scusate. C'è, hai capito? C'è. Non so se mi spiego. Ma davvero sembra uguale? Ma niente di a meno. A me, cioè, piace Jovanotti, ma non è che sono, voglio dire. È arrivato una Ale. Quindi sei piaciuto? Sì, perché solo Chiara mi sta ascoltando. Ma è magari è della tua parte lei. Ma Chiara è molto attenta, eh. E Chiara ascolta in cuffia come me. Dici seriamente, Chiara? È scritto aiea. Si è scritto aiea. Adesso no, devo farlo seriamente, questa cosa qua di Jovanotti, nel mio canale. Ogni tanto ti metti a cantare. Basta che non metti i MIDI file o altro come base musicale, altrimenti ti mutano la traccia, dicono che ha cantato Lorenzo Jovanotti, dicono che ha cantato in playback. Porca vacca. Guagliù, come si dice a Napoli, guagliù sono numero. Ma magari se le canto un'altra, magari non ci assomiglio, con un'altra non ci assomiglio. Con un'altra, ma scusa, ma la pronuncia è quella, l'intonazione ci sta. Ditemene un'altra, che magari... La mia moto. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e... C'è, amici fan di Lorenzo Cherubini, vi chiedo una cortesia, soprattutto a voi amici... Che state io guardando... Non so tutta memoria, quella lì, la linea d'ombra la cantavo la so proprio tutta. Aspetta, adesso ma quella lì non è una canzone, quella lì è tipo una poesia. Adesso faccio un appello serio agli amici di YouTube, per gli amici di Lorenzo Cherubini, fan di Lorenzo Cherubini, vi chiedo la cortesia, ecco, di far presente che c'è un bravissimo streamer che si chiama Aleasso Alegragia, o come dico Alegragia io, che ha la voce molto simile a quella lì di Lorenzo Cherubini, il mitico Lorenzo Jovanotti. Fateglielo presente. Aspetta. Fateglielo presente. Ovviamente anche per gli amici che se c'è qualcuno della redazione di tale quale show, così ecco, mi arrestano subito. Ecco, potremo fare
fagli fare un video ad Ale dove imita Lorenzo Cherubini, perché potrebbe partecipare anche, come dire, non come concorrente, ma magari come... fagli fare una comparsa, ecco. Sì, come valletto per portare il microfono a chi fa veramente Cherubini. Comunque scherzi a parte, veramente Ale, c'è una somiglianza, un timbro di voce che se metto qui, guarda, se mettessi una base musicale di Lorenzo e tu ci cantassi su, io è come se avessi fatto fare il concerto a Lorenzo Cherubini, qui direttamente sul mio canale. Alright, cioè, per scrivere e guarda, hai ricevuto una da Chiara, vuol dire che veramente mica fichi bomba a mano, e scusatemi se poco, ma una di Chiara, non tutti lo riescono ad avere. Poi qui manca il nome sul mio trattore, nella mia c'è. Se vuoi prendo metto la targa sul muletto. Il fend, voglio il fend. Che muletto? E tu hai detto che ti senti a tuo agio. Hai capito, Dabbe, devi mettere la targa sul muletto. A parte che non so se c'è la targa sul muletto. No, no, la targa sul muletto no. Purtroppo no, altrimenti l'avrei già messo. Ti avrei assegnato il mezzo tuo. C'era... Vedi che con questo qua è facile per me. Questo perché c'ha la posizione verticale e poi si inclina leggermente l'asse. Invece là è un po' più problematico. Dai, però come mulettista è ottimo. Mi muovo col passo pesante di questa stanza umida di un posto che non ricordo il nome. Il fonte del caffè confonde il dove e il come. E per la prima volta so cos'è la nostalgia e la commozione. Nel mio bagaglio sporco, panni sporchi di navigazione. Però mi strappo un porto, però mi porto in testa una canzone. È dolce stare in mare, senza sfogliarti a fare la direzione. Senza preoccupazioni, soltanto fare ciò che c'è da fare. Poi dice che siamo noi che lo istighiamo. Poi lui si diverte. Ragazzi, qua c'è che secondo me qua fra poco dobbiamo iniziare a staccare i biglietti qua. La prossima volta devo scrivere. Sono io Lorenzo, non sei accorto che sono io Lorenzo. La prossima volta nel titolo della live scriverò in compagnia del socio, cioè del tale quale di Lorenzo Cherubini. Ma qua tutti quanti arrivano qua, dicono, poi lo vogliono vedere in chat, in live con la webcam. Ah, ma hai pure registrato? Guarda, l'ho fatto. Hai fatto adesso la clip, porto, forse. La fatto sentire. Eh? Non l'ho fatto sentire a Gwyn. Non so chi sia, se è il tuo ragazzo, Gwyn. Sarà un altro streamer. D'accordo, Gwyn. Lui è d'accordo. Ragazzi, allora, siete in tre, quindi vuol dire che avete ragione. Perché siete i primi, che me lo dite? Io te l'ho detto da... Ragazzi, io il primo giorno che ho sentito la voce... Siete i primi, di Ale... si vede che siccome su YouTube... È il tuo marito, allora salutamelo, salutamelo tanto. Ti volevo dire, si vede che siccome su YouTube non ho mai parlato, ho sempre fatto video ma non ho mai parlato, poi invece su Twitch ho sempre... Ho cominciato a parlare e sicuramente da qui è nata la situation di Giovanotti. E perciò ti dico che secondo me dovresti caricare anche qualche tua live. Ma no, ma non ci penso neanche a fare il socio di Giovanotti su... No, che c'entra? No, a fare il socio, ma tu semplicemente parli. Perché a parte se non mantieni... Neanche il socio vocale vorrei fare, va bene, assomiglio. Wow, ecco, Lorenzo ti chiama a fare i concerti con lui quando magari deve... Quando perde la voce. Quando deve fare l'ingresso sul palco, ti fa cantare prima te e poi lui esce da un'altra parte e tutti credono, dicono, ma che sta cantando in playback? Poi esci tu alla fine. No. Poi esci tu alla fine e dico, ma questa cosa sta facendo? Chi è dei due che canta in playback?
Ah, ma vi ragazzi. Oh, ma tu mi hai chiamato qua per farmi lavorare. No, Ale, a parte gli scherzi, mo i pallet per il momento. Se vuoi, puoi continuare. Nel frattempo mi vado a fare qualche contrattino, dai, perché. Vado a no, aspetta, ma andiamo a farlo insieme, no? Ok, allora. Prendi qualcosa da trebbiare. Ah, c'è una mietitura. Oh, ci sono quattro contratti di mietitura, fra cui. Ragazzuoli, ci abbiamo anche barbabietole da zucchero. Uguale, è vero che ci dà il trattorino che uno taglia e uno raccoglie. Però ora puoi fare lo zucchero. Lì. Esatto, ma hai capito a volo, ragazzi. Ale, No, vai, vai. Ok, allora facciamo così, inizio a prendere quello là, la trebbiatura normale, allora. Andiamo un po', forza un po'. Ok, allora, tanto qua ci abbiamo tutto a disposition, quindi facciamo. Ma lo fa Chiara, che io e te ci conosciamo da anni? Credo di no. Non ciao Chiara, bene. Ciao. Oui, Chiaretta. Va benissimo, se ce la fai ci vediamo oggi, se no uguale, la vedrai la farm. Intanto io e Dab tutti i giorni rivoluzioniamo qualcosa. Eh sì, infatti ieri off camera abbiamo modificato un po' di cose. Mi hai preceduto, già tu l'hai fatto, va bene, grazie. Te sei sempre più veloce di me. Diciamo che sto anche nelle condizioni di avere le mani libere. Allora, trebbiatura. Ciao Chiara, grazie mille. Thank you. Ma mi faccio partire un attimo l'inno di Chiara. Il inno del canale, così ovviamente vi invito a passare nel suo canale e a lasciare un bel follow, non solo qui su Twitch, ma lei ha anche un canale YouTube. Quindi vi invito a passare anche nel suo canale YouTube. A me sembra di essere iscritto. Oh lady Chiara, a che in un ranch ridere ci fai? Oh lady Chiara, anche col trattore non devi mai. Oh lady Chiara. Oh lady oh lady. Error 404. Andiamo bene, andiamo. Ciao Chiaretta. Ciao Chiara. Ciao. Ok Ale, allora ho preso due contratti che possiamo utilizzare la trebbia nostra. E che mi pare, allora mo ti dico, c'è lama normale, quindi è frumento e frumento, ok. Però c'è anche da dire che tu questi lavori qua li fai sempre alle 11:30. E abbiamo mezz'ora per lavorare. Vabbè, ma tanto si può sempre continuare domani, eh. Tanto che ho presi tutti e due giusto per tenerli già pronti. Vabbè. Allora, uno dice mulino. Quindi probabilmente a uno di questi li andremo a scaricare. Ah no, mulino per grano, uno qua. Sì, quindi uno nel silos nostro qua e un altro di... Ottimo, Ale, ottimo. Boh, andiamo adesso, senza farci intimidire dai bancari. Lascio a te l'onore di salire sulla trebbia. Sai però che facciamo? Dimmi. Aspetta, faccio una cosa, guarda, faccio così. Faccio un attimo così, senza prenderli, li sposto direttamente, così almeno nascono gli altri, no? Ah, bravo, grazie, come ha fatto il mitico Leo, che saluto ancora e ringrazio per il suggerimento. Anche lei mi ha detto, sto fatto qua. Che ce l'avevo sul trigger, disse spostali perché ti respawnano, e infatti mi sono sbucati attivati. Ora sbucano subito e te li vado a levare di nuovo. Eh sì. Oh, wow. Ma ne sbucheranno. Ale, mo qua ti diverti. Ah, vai. Sembra il torello, guarda. Oh, però si diverte, il trenino, ciu. Guarda, sono tutti belli dritti. Effettivamente. Ma li ha messi a riposo questi altri qua. No, questi qua adesso basta, ora stanno nascendo sì. Poco. No, quello perché dovrebbe essersi esaurita
un prodotto. Ah, ce ne sta. Quante ce ne sta, Ale? Mamma mia. È meglio andare alla Tribution. Hai Ah, visto quante ce ne sta? Questi ce n'è. sono Sì. sempre i contratti dell'ultima volta che abbiamo fatto assieme, pure abbiamo scaricato qua. Ah, quindi ti sei preso sia i soldi del contratto che hai messo la roba là, che la Esatto, farina. è stata una fortuna, fra Asserola. l'altro. Sicuramente uno di questi sta qua. Allora, se vuoi ti inizi a portare il... Dimmi. Ti porto la lama sul campo, scegli tu quale campo fra il... No, no, Io no, fai tu, dimmi cosa devo fare lo e basta, faccio. e io lo faccio. Allora... 2,45. Vedi, il campo 7 è un po' più piccolino. Potremmo iniziare là perché eventualmente poi non ce la faccio. Anche se comunque se non dovessimo riuscire a Ma completare la mission. guarda che possiamo fare anche una cosa, eh. Dimmi. Io posso fare benissimo alle 3, posso anche partire nella tua live, con la mia, Ma non è un io poi. problema. Cioè, Tanto nella metto. tua, come dire, nella tua farm. Boh, è mezz'oretta. Io preferisco farla online proprio per questo fatto qua. Tanto ce la Ok, facciamo con allora, calma boh, andiamo. domani, eh. Oppure possiamo partire dalla tua e poi andiamo nella mia oggi, come vuoi. Comunque andiamo, già partiamo adesso, fino a mezzogiorno. Vabbè, ma tanto mo la sto facendo io, poi oggi pomeriggio vengo da te, capito? Tanto questo serve più che altro Sì, ma per... ora non la finiamo quel campo lì. Non fa niente, la continuiamo domani mattina. Senza problemi, non ti preoccupare. Dov'è la macchina delle... La lama sta vicino al biogas. Vicino all'altra lama, vedi? No, Al... no, la macchina per le barbabietole. No, alla trebbia. Mo iniziamo a caricare prima... Fatto prima il frumento, poi... Ah, prima Sì, frumento. non le ho... Quindi devo prendere la mietitrebbia adesso. Esatto, sono contratti che possiamo fare con la mietitrebbia qua, sì. Benissimo. La lama sta là. Volevo vedere se riuscivo. A proposito, quasi quasi... Picca. Fai una cosa, Ale, vieni un attimo qua vicino, dove c'è il punto per riparare... A piedi. Il mezzo, no, con la trebbia perché mo metto la targa. Giustamente, metto la targa della trebbia. Metto Ale, Ma io aie, guarda che scherzavo, aie. No, non quando ti dico quelle preoccupare. cose lì, io dico seriamente, ma Vieni, no, è giusto. Tu mi stai dando una caspita, stai sembra dando che le dico una mano. seriamente, No, non ti ma preoccupare. scherzo. Oh, vieni, A me interessa solamente vieni. No, essere in compagnia non ti preoccupare. e basta. Opla, ui. Allora, modi con vigura. Mettiamo la targhetta, ma... ma quella targa non me la fa mettere. Allora è l'altra trebbia che È forse devo uguale, mettere. uguale, me la metterò qualche trattorino, dai, tranquillo. Va buono, Tranquillo. Vado a mettermi la lama. Okappa. Dov'è il campo? Che semmai. Perché Il set... qui non c'è il dirt collision, per cui posso anche prendere la lama e basta. Il campo 7 uscendo dalla farm, uscendo dall'uscita questa larga, giri a Allora sinistra. No, devo prendermi. No, prendo un rimorchio, ma. ma la lama già sta là. No, Sì, però lo prendo col rimorchio la lama, non vorrei fare è quello danni. lo puoi agganciare con la trebbia. Sì, appunto, dico, lo prendo col rimorchio, non prendo direttamente la lama. Sì. Ah, tu dici sì, ti conviene spostarti con il rimorchio, sì, con il Sì. carro. C'è qualcuno che mi segue qua. Eccolo. Sì. Il brivido. Ho capito. Devi vedere che lavorone che ho fatto ieri. Sono andato a letto alle 2:30, eh. Ti dico altro. Allora io so, mezz'oretta prima di te me ne sono andato a dormire. Ho detto, ho passato più di un paio d'ore a scegliermi le nuove musiche da YouTube. Io mo, poi dopo te le passo su Facebook, ti faccio un file zip, Come vuoi. le sto ascoltando Quelle adesso. vecchie che usavi prima, Le dici? nuove, queste qua. No, No, quelle lì le stai già usando te. è che c'entra. Mandami quelle vecchie che usavi prima, a me mi basta quelle. Senti a me, mo ti mando queste qua e tu vedi se ti piacciono perché tu così... Prendi lo spunto e poi eventualmente ne aggiungi altre, Ah, ok, capito? Io così va faccio. bene, Tipo per esempio, se devi fare una maratona di
3 ore, mi pare che devi aggiungere un'altra oretta. Ma quello lo faccio tutti i giorni. Io di maratona ti parlo di 10 ore. Io poi ti faccio vedere anche. Intanto poi vanno in lop, no? Io le faccio girare direttamente con la radio questa qui di Farming. Poi ti faccio io le impostazioni. La radio di Farming non ce la copyright. No, e tu schiacci il tasto 5 e c'è una configurazione che si fa. Allora io qua non posso entrare. Non c'è copyright nella musica di Eurotrack? No, questa è YouTube, stiamo parlando di musica di YouTube. Sì, ma nella radio di Eurotrack c'è copyright? No, perché tu fai partire l'MP3, non fai partire la radio. Tu nella funzione metti la playlist. No, ma la mia domanda è questa. Se io faccio partire la musica di Eurotrack della radio, c'è il copyright o no? Sì, perché sono web radio. Ho capito. Trasmettono musiche conosciute, diciamo così, a noi magari poco conosciute. Mentre invece questo è il set, il cambio. Sì, il cambio è questo qua, sì. Puoi pure agganciare la lama all'esterno. Non dovrebbe esserci la collisione su questo campo qua. E poi ti setto io i parametri. Poi, cioè, ormai ti spiego il funzionamento. Come ho fatto ieri, ti faccio vedere il link dove lo devi copiare. Una volta fatto questo, tu basta che se devi formattare il computer, basta che ti salvi la cartella My Game Farming 22, così ti trovi già tutti i file in backup e non devi sbatterti. Ma io tanto se me lo metto sul desktop. Quello in effetti è un file di testo, come abbiamo fatto anche ieri per quanto riguarda il discorso dei collezionabili. Allora me lo fa prendere? Stai leggermente storto. Che se non ti allini al... Fai una cosa, vieni dove sto io, da qua. Se vieni in obliquo così dovrebbe agganciare. Eccolo. Poi gli facciamo l'applauso. Sta per partire l'applauso nella live al mitico Aleasso. Qui ha switchato. Ecco qua, facciamo un bel applauso. Un bel yeah per il mitico Aleasso. A qui a Radio Dab ci divertiamo tutti insieme. Radio Dab è bellissima. All we hear is Radio Dab. Freddy, perdonami. Perdonatemi, cari amici dei Queen. Ma non so perché, anche quando vado in CB, quando parlo alla radio CB, e ogni volta che a qualcuno dico che è una piccola stazione radio CB, loro mi cantano sempre questa canzone. Perché è una canzone che oramai ha fatto la storia. Ale, senti, qua puoi anche non far la paglia, perché tanto ho visto che ce ne abbiamo in abbondanza. Sì. Ci abbiamo oltre 100.000 litri. Quindi va in scioltezza. E allora nel frattempo mo mi faccio qualche altro contratto. Ale, nel frattempo facciamo come abbiamo fatto la volta scorsa. Io mi comincio un altro contratto. Tu quando devi scaricare mi avvisi e io vengo a scaricare la trebbia. Anzi, te la metto a bordo campo col cassone. Oh yes. Anzi, questa qua da POV si guida meglio dalla mia, Questa è leggermente più grande. Aspetta, ma tu pare che c'hai la Class, se non ricordo male, giusto? No, io c'ho la John Deere, quella piccolina. Ah, quella più piccola, sì. Questa costa, con il full optional, mi è costato, mi pare, 90.000 euro in più. Però è ottima.
Allora Ale, io mi faccio, mi inizio a fare il contratto, quello lì per il cotone, che così io posso anche seguire te. Ah. E quindi non abbiamo problemi. E poi quello con le barbabietole, magari se non riusciamo a finire questo ce lo facciamo domani in un altro giorno, perché è un pochettino più lungo. Anche se il campo è 6, quindi è piccolino. Ok Ale, quando vedi che il cassone si è riempito mi avvisi, io scatto. Tu arrivi. Sì sì, the course. Facciamo un attimo l'inchino al maestro Aleasso. E andiamo a fare il nostro contrattino. Altrimenti poi giustamente dicono gli amici, dicono ma come Tab, ma tu fai fare tutti questi lavori Ale, tu guardi. E allora effettivamente diciamolo, un saluto agli amici calabresi. Ho un carissimo amico calabrese che è della provincia di Crotone. O le stasche, spiere di sassi, le stasche, Crotone. Crotone, mi viene sempre da dire Cotrone, Cutrone, come dicono loro in Calabria. Effettivamente dire Cutrone è un calciatore. Ma anche Cutrone dicono loro. Cutrone. Crotone, mamma mia, voglio. Oggi sono numeri. Mamma padre. I'm ready. Ho messo bombolo in qualche ale, zio. L'ho visto. C'è quell'altro là che fa bombolo e quell'altro là che dice voi dovete dirmi signor sì, e quelli fanno signor sì, non signora, una cosa dice, che è un sound alert che ci azzappa. Mamma mia. È quella che manda al diavolo. Ah. Ma vattene a panculo, sei tutto l'ospedale. Ah, questa è quella là che hai visto tu, mi ha fatto ricordare. Questa l'ho messa. Se me l'ho trovata di default, era di default. Ah, forse ho cliccato bombolo, qualcuno ha messo questa alert pubblica e l'ho messa pure io. Quelli in piccolo sotto il titolo ti esce scritto chi l'ha caricato. Sì? E infatti se tu quando digiti Double Logistica 1 per cercare i miei sound alert, vedi che c'è la stringa del nome e poi in piccolo c'è scritto Double Logistica 1. Quindi, quindi tu quando scarichi un sound alert, o meglio quando setti un sound alert, le mie sono pubbliche? Non lo so mica, sai. Se le hai caricate, mi ricordo quelle che ho fatto io, quasi sicuramente non sono pubbliche, perché c'è da deflaggare una voce quando carichi il file. Infatti è per questo che hai ritrovato alcuni file in duplicato, perché praticamente i primi li avevo caricati, diciamo così, non pubblici, e quindi prima nella schermata quando hai fatto l'upload the file, a un certo punto c'è una flag nella parte bassa a sinistra della schermata, vedi che c'è scritto non rendere pubblico o qualcosa del genere. Cliccando là sopra tu lo deselezioni e quindi di conseguenza lasci quel file pubblico, quindi chiunque lo può trovare. Ho capito. Oh yes. Adesso volevo mettere a Batantuono. Hop e Bacco. Ah, Hop e Bacco. Volevo mettere. Quello è bello, Hop e Bacco. Sì. Oh, finalmente ti sento bello potente in voce. Sì? L'ho sentito. Si vede che il caffè mi ha fatto bene. No, ma il volume l'ho sentito all'improvviso, è come se l'avessi sentito aumentato il volume del microfono. Buono. Poi tra l'altro io sono un grande fan di Renato Zero, un sorcino. Caspita, il Renato Razionale. Quello se mi dici una canzone, quella lì sì che la conosco a memoria. Ma a memoria proprio. Paccheo, come dicono i cugini francesi. Lì sì, lì basta un titolo, lo so a memoria. Sono un sorcino sfegatato. E tra l'altro
se dovessimo, non so, per esempio andiamo a un karaoke, riesco a qualcuno riesco a anche a cantarla bene, quello sì, quello lo ammetto. Ma il Renato Nazionale c'ha un'estensione vocale, esatto, infatti ho detto alcune. Infatti pure io quando devo fare i sound alert mi scelgo anche le musiche, diciamo così, o brani da Figaro lo so fare bene, più su lo so fare bene. Figaro. No. Figaro è aspetta. Siamo vicini di campo, io sto andando a questo. Aspetta che adesso non mi cazzo, mi hai fatto perdere la memoria. Ai. Vabbè, cazzo, non mi viene più. Ehi. Natch. Più su è poi colpo ecco di qua, sarei arrivato io in vetta al sogno mio, com'è lontano. Cioè uno adesso se avesse registrato questa parte qua avrebbe scritto Giovanotti canta Renato Zero. Cioè so che sono ripetitivo, però ah, veramente. Figaro è. Figaro è questa. Senti quella pelle ruvida, un gran freddo dentro l'anima, fatica anche una lacrima a scendere giù. Ma questa non è i giardini che nessuno che sa, so, però nessuno... è un medley che c'è anche Figaro. Cioè io ti canto il medley. Ok. Vai, canta così. Facciamo. No, basta. Vai, non ti preoccupare. No, ma tanto. Basta. Vai. Tu lo so che mi vuoi registrare per farmi l'alert. No, mai una cosa del genere. L'alert deve essere originale. Intanto, se mi vuoi registrare per farmi l'alert, ci sono tanti VOD che puoi prendere. ma questa qui che canti, dove canti? Non ce n'è nessuno. No, di solito non canto nelle mie live, canto solo nelle tue. C'è Ale, e mo sto raccogliendo il cotone, no? Tu sai che quando accendi una tribbia il mezzo è lento. Ma sono andato di liscio, però fortunatamente sto campo non è mio. Perché non... c'è il campo piano. Non ha calpestato. Finito. Hai 18. Ha già scarication? No, ho già caricato. Devo scaricare io, ma hai detto che arrivi tu. Arrivo. Facciamo il passo. Se no ci metto una vita qua che non conosco la mappa. No, scaricare la trebbia nel cassone. Arrivo. Io? Il caffè patacca, il caffè che spacca. Sì, ragazzuoli, ci vuole un bel caffè patacchiscion. Ah, sei tu che fai il l'eco. Sì. E dicevi, ma com'è qua? Io busso quello di... Ho detto, stavo dicendo... Sono ma... belli, bello pari, l'ho fatto come te. Non solo, anche... Tra l'altro, anche con lo stesso ritardo che c'ha il suono della live. Infatti è per questo che... Riprova. Perché io dicevo, ma io mi sembra di aver... A me sembra di aver chiuso l'audio della live. E infatti... Io per queste cose qua sono bravino. C'ha miseria, va. Riprova. Cazzo. Mi volevi fregare, te l'hai fatto. Ha fatto la copia 1-1. Cazzo. Comunque niente, io con la telecamera alta non riesco.
Sì, non sei abituato. Io, per esempio, più o meno con i mezzi non ho molto imparato le misure. Solo da dentro io riesco a guidare bene, anche la trebbia. E tu sei sempre fatto questa cosa qua, ti è più semplice perché hai imparato anche le distanze. Sì. E poi anche nella vita reale, capito? Sempre. Sì. Però guidando a vedermi dall'alto non lo so. È anche vero che è una decina d'anni che ho il volante. E tu c'hai il volante. Tu sì. I lavori li fai precisi. Però effettivamente anche l'occhio alle misure non è. Ma scusa, ma tu ce l'hai il volante, perché lo usi solo con Eurotrack? Scusa. Perché ti ho detto. Perché ti ingombra quando fai le live, ti ingombra la tastiera. Esatto, perché. E fai come me. Ti prendi su Amazon. No, ce l'ho il supporto per il volante. Il problema è lo spazio. No, il supporto per il volante. Il supporto per la tastiera. Io ho anche il supporto per la tastiera. Lo so, però la tastiera io me la metto alta. Sulla sinistra. Ora poi ti faccio una foto al mio setup. No, lo so, io ho la scrivania che è leggermente più alta, però il problema è poi dopo metti il microfono, metti la tastiera. E allora diventa. Ti faccio una foto al mio setup, però, te lo metto sul tuo Discord. Ma mi sa che lo. Non so se no, l'altra volta me l'hai mandato. Hai visto il setup e quello del video. Ah sì, è quello del video del mio setup, ma che adesso è totalmente un'altra cosa il mio setup. Non ci vedo. Ora c'è il secondo schermo, c'è la seconda tastiera, c'è. Aspetta, ma mi pare che il secondo, quando ti è arrivato il secondo monitor, mi pare che mi mandasti la foto. O forse mi sto confondendo con qualcuno. Forse te l'ho mandata su Facebook. Sì, può darsi, perché mi ricordo. Non lo so. C'hai il Ventol RGB per caso sul tuo PC? Sì. Allora forse. Allora, vediamo un po' se mi ricordo. Mi pare che il case stava vicino a un muro, sulla destra di qualcosa. Sì. Mo è così, è memoria residua. Allora può darsi. Vabbè, poi, che lo poi te, ma poi te che così. Perché ti ho detto, a me l'unica cosa è che l'ingombro e poi metti, togli, è solo per questo, diciamo così. Quello sì, però io il volante lo lascio sempre qua perché c'ho il supporto per la tastiera, capito? Diciamo ma che costa niente, 10 euro lo prendi il supporto per la tastiera su Amazon. Sì, lo so, però il problema mio è lo spazio, perché E praticamente è come il tuo microfono, quello che hai adesso. In poche parole, tu lo puoi spostare dove vuoi, cioè all'asticella come il microfono, capito? Lo puoi spostare dove vuoi, la tastiera, a destra, a sinistra, in alto, in basso. Però siccome io ho la scheda audio esterna, per me è un problema allungarmi eventualmente se ci sono i picchi del microfono per abbassarlo. Cioè andrei a. E perché con Eurotrack come fai? Io ero Eurotrack. Lo devi mettere il microfono davanti, il volante davanti. Ma Eurotrack lo faccio una volta. Io il venerdì solitamente porto Eurotrack. Però nell'ultimo periodo, siccome sto volante è un po' ingombrante, porto il martedì, perché il Turbo Star, a parte che mi garba tantissimo, poi perché la live porta fortuna, diciamo così. Ho capito. Però mandamelo comunque queste cose qua. Sì, te lo mando, sì. Grazie. Ricordati stasera di fare un profilo nuovo, Ma di perché gioco, altrimenti dici? Col Moreno è un problema a giocare. No, perché le mod non supporta, No, io se vengo liscio. Cioè, senza le mod faccio. Senza le mod anche sì, io. Sì, no, se lui non supporta le mod, non è un problema. No, il problema è che se tutti devono mettere le mod che ha lui. Ah, no. Però io penso che anche lui faccia tutto senza mod, perché sennò è impossibile. Questa è una cosa che per esempio non ho ancora capito. Cioè, sia per esempio. Sì, in quello di default, se tu hai
il Ralph Garage, anche io devo avere il Ralph Garage per giocare con te. Strano, perché io ho visto per esempio le live di Cayman, che lui portava il Volvo, gli altri portavano i mezzi propri. Però i DLC del gioco non c'è problema. Per i DLC del gioco non c'è problema. Se tu hai i DLC del Volvo, io non ce l'ho, però quello lì è contemplato nel io loro tolgono le mod. Ho capito. Devi stare attento alle mod. Cioè, per esempio, se io ho l'interno di Afro's Mew, tu devi mettere l'interno di Afro's Mew per giocare con me. Ok, quindi ho capito. In effetti, quello che stavo per progettare. Se hai un sound del motore tuo, devo metterlo anche io. Sì, in effetti sì. Anche se non l'ho attivo, però devo metterlo dentro le mod. È la conferma di quello che pensavo io, cioè che è un po' come farming. Un po' come farming, esatto, solo sì. Che lì devi avere anche se non le usi. Sì, ma infatti quello che volevo fare, che non vorrei svelarlo ancora, se riesco a fare sta cosa, fare un raduno, insomma, però questo è magari sto ancora pensando di portare una cosa particolare, e quindi sì, in effetti mi hai dato conferma a quello che io la cosa pensavo, è ancora sì. Devi organizzarti bene, vedrai che ce la fai. Sì, però tutti devono avere quello che hai te. Sì, no, ma infatti è quello che... Se tu sei l'host della partita. Infatti questo pensavo, ho pensato che ci sarebbe stato comunque, diciamo così, un problema, tra virgolette, poi per chi avrebbe dovuto partecipare. Io per fortuna ce l'ho fatta a finire il campo proprio a mezzogiorno preciso, manca 3 minuti. Ale, tu se devi andare, vai, non ti preoccupare, andiamo a mezzogiorno. Io devo andare, sì. Io adesso devo andare. Ho finito proprio adesso il campo, eh. Allora aspetta che passa a salutarti di persona. Così ti congedo. Intanto mi metto là a caricare. Poi per quel lavoro là, 2 o 3 giorni è finito, eh. Ah beh, non ti preoccupare. Già fatto, ho già pensato al logo, ho già pensato a tutto. Grazie Ale, grazie veramente di corazon. Ma scherzi, no. Non c'è problema. L'ho anche detto alla signora. Diciamolo in chat che ci sarà un piccolo cambiamento. No, vabbè, No, perché a finire qualcuno si pensa qualcosa. Ale, vedrete un piccolo cambiamento nel logo, insomma, in alcune cose nel canale, quindi ringrazio Ale intanto, il maestro Ale, per ciao, essere ragazzuoli, passato in live. Ci vediamo oggi alle 15 da me. Esatto, vi aspetto ovviamente oggi pomeriggio dalle 15 nella live del Noi ci vediamo un po' prima, dai, ci vediamo per un quarto alle 3. Ce lo fai un quarto alle 3 su Discord? 3:15 più o meno, o alle 3, forse per le 3 riesco ad arrivare. Allora parto prima io, poi arrivi. Cerco di farmi sta registrazione, altrimenti la posticipo. Vabbè, io alle 2:30 mi metto su Discord, poi per le 3 parto, se ci sei, se no vieni dopo, come vuoi. Ok. Vedi tu. Che per le 3 non te l'assicuro, può darsi che arrivo con qualche prima. Minuto di ritardo, quindi magari tu avviati, okay, poi ti raggiungo. Come vuoi, io alle 2:30 sono su Discord, così lo sai, così almeno quando arrivi vieni subito su Discord e non c'è problema. Ciao a tutti ragazzuoli, ciao. Vi lascio la Dab. Grazie ancora. Ciao, buon appetito. Grazie a te Dab, ciao. Grazie ancora, buona carica Pappadorio. Allora, nel frattempo salutiamo e ringrazio anche il mitico ci andiamo a finire un attimino il discorsetto. Allora, noi ci continuiamo a lavorare il campo. Sta di là il campo 5 qua. Oppla, questo sarà il prossimo
eventuale contratto da fare. Speriamo che speriamo di riuscire a racimolare anche un po' di barbabitole, così potrò anche iniziare a valutare sì eventualmente acquistare o meno la fabbrica dello zucchero. So yes. Poi ci andiamo a rifinire meglio quella striscia di cotone là, che è un peccato lasciarla là. Il prossimo step sarà quello di quasi sicuramente acquistare un altro campo da destinare ad una terza coltura. Che quasi sicuramente, o meglio, ipoteticamente potrebbe e dovrebbe essere un campo che dovrebbe essere utilizzato per piantare la barbabietola da zucchero, the sugar beets. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Ovviamente vi ringrazio come sempre tutti quanti voi che mi seguite fino alla fine delle live. Anche ringrazio come sempre tutti quanti voi che naturalmente mi seguite in replica su Twitch. Mi auguro come sempre di farvi un'ottima compagnia, ecco. E ovviamente ringrazio tutti quanti voi che mi seguite anche su YouTube. Nella descrizione del video, sia qui su Twitch che su YouTube naturalmente, troverete i link per acquistare Farming o altri giochi naturalmente. In questo caso trovate il link per acquistare Farming e troverete anche i link dei miei canali social, che ovviamente se vi fa piacere vi invito a dare un'occhiatina e a seguirli. Vi invito in particolar modo a seguire il canale YouTube, dove nell'ultimo periodo, oltre a portare Farming, sto creando anche una serie di video tutorial in italiano dedicato a Gamecaster, che Gamecaster in effetti è il software che vi permetterà di fare le vostre live streaming, le vostre dirette, e ci sarà anche la possibilità, e c'è la possibilità di utilizzarlo anche solo per registrare, o combinato quindi live e registrazione contemporaneamente. È un prodotto leggero, è un software leggero, è intuitivo, quindi non c'è bisogno di essere degli smanettoni a livello informatico, non c'è bisogno di sbattere la testa. E poi ovviamente è un software leggero che rispetto agli altri vi offrirà intanto un'assistenza. Quindi in caso di problemi vi basterà andare sul server Discord di Gamecaster e vi basterà scrivere in chat, e poi
ovviamente ci sono gli operatori di Gamecaster, diciamo così, e ci sono gli sviluppatori che vi daranno una mano, ed io personalmente questa cosa qui la trovo molto molto ma molto importante. E poi una chicca, e la chicca di Gamecaster è che quando voi andrete a creare le scene per le vostre live, non sarete più obbligati a lasciare i file su disco, ma vi basterà semplicemente caricarli in cloud, perché ecco appunto i file resteranno in cloud, quindi tutto ciò sarà caricato istantaneamente. Ovviamente, lasciando in cloud, voi potrete anche usare Gamecaster su un altro computer, e Gamecaster ovviamente è legato al vostro account Twitch e o YouTube, Facebook, e quindi una volta fatto l'accesso vi ritroverete tutte le scene come le avete lasciate. E a tal proposito, ovviamente, ora vi scrivo anche il link della playlist che ho preparato nel canale. Ecco, poi la metterò nel bot, così ognuno di voi, se interessati, potrà andare a... Un saluto a tutti e potrà andare a seguire i tutorial. Allora, dovrebbe essere questa. Ecco qua, questo è il primo video tutorial. Poi ci sono tutta una serie di video, ci sono altri due video dove si parla e si il secondo, quindi il primo video tutorial è un'introduzione con la preparazione, quindi come si creano le scene. Nel secondo invece abbiamo inserito le immagini, lo sfondo. Nel terzo abbiamo inserito le scritte, abbiamo inserito un timer per il conto alla rovescia. E poi nel quarto capitolo, nel quarto video tutorial, parleremo di come utilizzare i sound alert integrati in Gamecaster. E quindi in questi giorni uscirà sia questo qui dei sound alert sonori integrati in Gamecaster, ma ci sarà anche un video dedicato a quelle che sono tutte quelle opzioni, tutti quegli alert visivi, tutte quelle interazioni sullo schermo, come ad esempio i stickers oppure i sound alert, quelli lì come ci sono qui su Twitch, che per farvi un esempio sono questi qui. Ecco, dove vi escono queste cose qui, tutto ciò che è a video. E poi ovviamente dedicheremo anche, per quelli là un po' più curiosi, lo shootout a video, l'SO, che è questo qui, che ora vi faccio vedere. Vediamo se parte. Non è partito. Allora facciamo un bello shootout ad Aleasso.
Comunque, andremo anche a provare quell'altro lì. Andiamo a verificare se funziona, ma probabilmente c'è un problema di settaggio, ma non è un problema. Stavo scordando di questi ciuffetti qua. E allora ragazzi, cosa abbiamo fatto oggi? Praticamente stamattina, insieme al mitico Ale Asso, Alegragia, diciamo così, Alegragia lui dice Aleagra, cioè vabbè. Comunque abbiamo spostato un po' di pallet, io un po' di fragoline, lui un bel po' di pallet di farina. Abbiamo acquistato il mulettino perché quando l'operaio chiede qualcosa è l'operaio che nell'azienda comanda, e quindi diciamo che, come giustamente mi faceva notare Ale, era difficoltoso spostare i pallet, quindi era una spesa che avrei dovuto fare, quindi abbiamo acquistato, oltre al muletto, abbiamo acquistato anche il carrellino che poi ci permetterà di portare, potremo anche utilizzare nell'altra farm, vedremo, insomma, per spostare un po' di pallet e quindi portarli da un punto a un altro della nostra mappa. Che punto siamo? Mi stavo mangiando, ecco qua, mi stavo dimenticando di fare questa cosa qui. Che fa? Ah. Aveva alzato la lama, ecco. No? Ah sì. Ok, 10 km orari. Ottimo. Io direi che forse il prossimo acquisto potrebbero essere il campo, il 5 e il 6, che non sono particolarmente grandi, però intanto il 5 sicuramente lo prenderei e lo prenderò, perché ho visto da un video di Wopparan71 che lui qui su questo campo ha potuto anche fare altri lavori, quindi ha posizionato delle serre e quindi mi servirà pure per mettere eventualmente un capanno dove mettere a deposito i mezzi per raccogliere barbabietole o altre cose, pure per non intasare la farm, perché i posti là sono pochi, quindi cercheremo di ottimizzare lo spazio a disposizione e vedremo un attimino cosa possiamo fare.
male. Ragazzi, io mi auguro, spero che l'audio del microfono sia decente, che si riesca a sentire anche quando parlo a bassa voce. Oh, siamo arrivati al 50% del completamento del campo. Poi oggi pomeriggio andrò a dare una mano ad Aleasso e naturalmente stasera poi alle 19, come tutte le sere, io andrò a salutare l'amico, il mitico Fernobus, e come sempre vi invito a passare anche nel suo canale, oltre a passare nel canale della Zappa Storta, di Arvid e di tutti, di Moreno, di Miticaccio, eccetera eccetera. Soprattutto, come sempre vi dico, se potete sostenete i canali, soprattutto di quelli là un po' più piccolini, perché in mezzo a tanti giganti del web, loro come me cercano e cerchiamo di in qualche modo di potervi intrattenere. Ovviamente, come dico sempre, supportate gli streamers. Oh yes, oh yes. No, facciamo una panoramica. Ah. Comunque, un campo a cotone, ora che ci penso, sì. Sì, perché il cotone ci serve. Poi dovremo anche iniziare a piantare qualche vigneto. Eh sì, perché poi, anzi, qualche vigneto prima che poi l'oliveto, sì. Oliveto. Oliveto. Oliveto Citra. È un paese che si trova in provincia di Salerno. Ovviamente il multiplayer è aperto ai followers, quindi per partecipare vi basterà essere follower del canale e soprattutto avere almeno 15 anni. E sarete i benvenuti sia durante le mattinate dedicate al PC, ma ci saranno anche dei giorni dedicati al crossplay, quindi anche per console. E ovviamente il sabato mattina e la domenica mattina sarà dedicata al crossplay. Il sabato mattina saremo la domenica mattina, scusate, saremo sulla famosissima mappa. Saremo sulla Zappaland, ragazzi, e vi aspetto tutte le domeniche mattina con il format Caffè in Farm, dove cerchiamo di passare una mattinata tra amici facendo quattro chiacchiere. E magari, ovviamente, se volete, siete i benvenuti nel partecipare a questi eventi riservati a voi, amici ed amiche del canale, che vi basterà semplicemente lasciare un bel follow e venire a divertirvi. Forse ci siamo quasi, eh? Oh yes, ragazzi.
Oh yes, oh yes. Come dice il finale dell'inno della Zappaland. Ovvero la zappa storta è conosciuto con il titolo La zappa storta, ma in realtà il titolo esatto forse è Oh Yes Oh Yes. E oramai tutti quanti conoscono quel jingle, anzi quasi quasi lo faccio suonare. Allora, mo lo prendo dai sound alert, vediamo un po'. Allora, anzi, quasi quasi. Ah, giusto. Allora, mo vi faccio sentire il jingle di Fernbus 08. Mi raccomando, passate nel suo canale e iscrivetevi. Fernbus, quando guidi l'autobus ti ci fa chi confiscia dalle disate, come sai far, perché tu sei Fernbus. Oh yes, oh yes. Oh, sto tralasciando un'altra striscia qua. La so che sono pignolo, però ragazzi, se non raccogliete un ciuffetto di zucchero, se non prendete il ciuffetto di cotone qua, potreste anche, diciamo così, non incassare l'extra. E approfitto anche per ringraziare, ora che mi sono ricordato, un iscritto al canale, che sono, allora vediamo un attimo, Biablus 75 ed Alice Schisa insieme a Mariste 08. Ragazzi, ragazze, grazie per il follow, soprattutto quando ero offline. E adesso mandiamo Sara Gippen. Oh Sara Gippen, oh Sara Gippen, oh Sara Gippen, oh Sara Gippen, oh Gippen, ben nutrato, e copparrecce, copparrecce, simuleto, quando guida ce fa caputta. Sarragippo. E salutiamo anche la nostra mitica Chiara Nazionale, Chiara Error 404, Chiara _ Error 404. Salutiamo anche Coviros e Morven, ovviamente il presidentissimo La Zappa Storta, Lupin 971 mi pare, Cayman Lore. Salutiamo la nostra super spadaccina Elisa, che ultimamente ci ha un po' abbandonato, scherzi a parte. Poi salutiamo Fernbus 08, Gippo. Salutiamo ovviamente, un saluto a tutti quanti voi, ma soprattutto a tutte quante voi carissime amiche del canale, che mi onorate della vostra presenza. Manca giusto un pezzettino qua,
poi andiamo, anzi quasi quasi vado direttamente con il mezzo a scaricare senza che prendo il caricatore là, il caricaballe, tanto comunque devo consegnare il mezzo. Sarà un po' più lungo però. Oui, Marco carissimo, buongiorno, tutto bene, tu come stai? Soprattutto da un sacco di tempo che non ti sento. Carissimo Marco, facciamoci un bello shootout al nostro amico Marco. Grazie per esserti ricordato di me. Mi fa enormemente piacere, insomma, quando ogni tanto passate qui nel canale. Marco, aspetta, ma Marco, qui Marco, scusami, oh amore, ho ricollegato al, se Marco l'amico mio. Marco, c'ha miseria, wow. Wow Marco, veramente un sacco di tempo. Vabbè, a parte che se sei l'amico Marco, io ogni tanto qui ti metto le battute, le reazioni ai tuoi post su Facebook. Una mezz'oretta fa c'era anche Ale Asso qua in live e è andato a fare carica Pappadoria. Wow Marco, veramente un sacco di tempo che non ti leggevo qua su Twitch. Hai un po' abbandonato Twitch a quanto pare. Beh, che c'hai i tuoi impegni, quindi prima la famiglia e poi prima il dovere e poi il piacere. Salutiamo anche la signora, la moglie, la signora moglie di Marco, che ci concede di averlo qua. Salve signora. Quasi sa chi è che comanda, no Marco? Non ti preoccupare, l'importante è che almeno, ops, almeno uno si riesce a sentire. Aspetta, forse c'è ancora il comando, fammi vedere se funziona ancora. Oh, ecco qua, ho messo il link, quello lì del gruppo L'Angolo dei Simulatori. E infatti è la Dunkin' Transport. Ah, ecco, perciò stai qua. Sei, diciamo così, in libertà vigilata. Sì, Marco, per il momento lo sto portando solo il martedì pomeriggio, però saltuariamente in single player con il Turbo Star di Ralph Garage, però diciamo che saltuariamente il venerdì pomeriggio dalle 3:30 fino alle 5:30 lo portavo sempre su Track SMP, che mo sto vedendo se riesco ad imparare qua su come creare un convoglio. E beh, diciamo che a creare il convoglio si sa come si fa, il problema è riuscire ad andare a partecipare ad una live, un convoglio con delle mod installate che non sono le mod, le local mod. E quindi mi ha detto Ale che non si può fare questa cosa. Eh sì, tu organizza, che
Il venerdì sarebbe l'ideale. Io però solitamente il pomeriggio, tranne il sabato, il pomeriggio sto libero. Per esempio il sabato vado, partecipo alla live di Ale, eppure oggi pomeriggio gli vado a dare una mano nella sua farm. Quindi diciamo che il pomeriggio sono libero, anche un po' la sera. Quindi tu basta che possiamo fare pure un viaggetto in solitario e poi eventualmente anche gli altri amici della Dranke si aggregano. Qualche tempo fa ne ho parlato off camera con Ale di quando abbiamo fatto quei convogli, che eravamo veramente tantissimi. Bella esperienza abbiamo fatto. €3.000 Everons, non male. Allora, completa. Mietitura, raccogliere. Ma ci andiamo a scaricare questo. Allora, questo dice mulino. Allora, mo ne dubbio prima di questo, che è frumento. Ok, eventualmente poi lo rabbucco. Il mulino, ah, il mulino, sì, è quell'altro là. Il mulino per grano. Invece l'altro è. Mulino per grano. Ok, quindi questo è mulino proprio. Ok. Mi farebbe enormemente piacere comunque rifare una rimpatriata. Tu sei da PC o sei da dispositivo mobile? Se vuoi puoi venire anche su Discord. E poi fra poco qui faccio questa consegna, poi mi preparo. Ah, ok. Se vuoi puoi fare un saltino su Discord, così ci facciamo una chiacchierata vocale, che mo fra poco vado offline, che ho terminato la Lives qua. Ah, non hai installato Discord? Ah, vabbè, allora vani. No, ci sono problemi. Vediamo di rifare una rimpatriata. Non so se tu abiti vicino a Diego, se casomai lo senti me lo saluti. Tastiera e mouse. È quello che ho visto, ho notato pure io, perché ma neanche più la pagina Facebook, manco più su Instagram l'ho trovato. Quindi è per questo che forse Emanuele, lui più abita più vicino a lui. Ah no, ma quello di che era genovese, è genovese, sì, sì. È un po' mi so pure io un po' allertato, diciamo così. Allora, mo porto un attimo il cassone qua, poi mi sa che bisogna continuare anche il lavoro sull'altro campo, ma lo terminiamo domani.
Eh sì. Allora, mo andiamo là e vediamo un attimino. Di ragguagliare. Vado a fare carica pappatoria. E Marco, boh, devi sapere che c'è anche un altro Marco che ogni tanto mi scrive. Solo che però c'aveva più o meno la maggior parte dei profili qua su Twitch, c'hanno anche una sequenza numerica. E quindi credevo che fosse quest'altro amico del canale che ogni tanto entra e mi va a salutare e mi passa a salutare. Però poi ho fatto mente locale, ho visto quella che la A non è la A ma è un 4, ho detto caspita è lui. Infatti poi dopo mi sono accorto che eri tu e quindi sono forti quegli sketch dei Lego che mandi, sono proprio tremendi. Sono spassosi. Lego Lies, pare che si chiama la pagina Facebook, se non ricordo male. Alcune per esempio alcune le capisco e altre no, perché poi c'è anche la comicità pungente, no? Diciamo quella lì un po' più particolare che non sempre riesco a capire. Però sono simpatici quei post. Vediamo se riusciamo a mettere sta lama qua sopra decentemente. Ovvia, cosa buona di Farming 22 che il carrello blocca automaticamente la lama. Agganciamo solo la lama, poi domani mattina arriva Aleasso che lui è più bravo di me a trebbiare. E vediamo se riusciamo a recuperare qualcosina così. Almeno mettiamo un po' di frumento da parte che andiamo dal cibo alle galinozzo. Marco, comunque ho visto la macchina tua, lo sai, l'auto che hai comprato tu, poi dopo quasi dopo un annetto hanno iniziato a fare la pubblicità in TV e la Supra mi pare, o Cupra mi pare, si chiama, bella macchina. C'ha lo stile è molto aggressivo. Però non so perché assomiglia un po' alla Seat. Però vabbè che mo ultimamente diciamo il design è più o meno è simile. No, non è la Cupra. Assomiglia alla Skoda. Ah, la Seat! Caspito! Allora è Cupra, giusto? Si chiama quella macchina che non dico che è tale e quale spiaccicata alla Seat, però poco ci manca. Che spesso fa lo spot in TV. E infatti io quando vedo questa macchina dicevo, ma guarda questa è tale e quale macchina che c'ha Marco. Che poi tempo fa hai pubblicato una foto e quindi ho visto la macchina. Comunque bella macchina, bella veramente. Vabbè, è rimasto poco.
Ah, ecco, infatti il design, dicevo io che sembrava lo stesso, cioè sì, non vorrei dire che sono uguali, però i fari davanti un po', i fanali posteriori che sembrano un po' quelli dell'Alfa barra Seat barra Skoda, insomma. Beh, che forse il gruppo automobilistico sarà quello, che poi non me ne intendo, però sicuramente something of strange. Eh sì, ma infatti mi dissero tempo fa che le case automobilistiche ultimamente, quelle che hanno progetti propri su motori e tutto, sono i marchi più blasonati, quindi le tedesche per intenderci. Ovvia. Allora ragazzi, io approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete accorsi in live. Ringrazio ovviamente Aleasso per l'aiuto. Ringrazio, lo ringrazio anche per i bit. Ringrazio anche il mitico Marco 871, un carissimo amico che è tornato a salutarmi in live. Io come sempre vi invito a iscrivervi al canale e a seguirli. E allora, guai uncelli, adesso facciamo il ride a Front Mod, un altro bravo streamer. Quindi per voi che siete in diretta vi chiedo la gentilezza di restare, facciamo il ride, facciamo un salutino e se vi va lasciate anche un bel follow. Per voi che invece state guardando questo video in replica qui su Twitch, la programmazione continua. Vi ricordo che questo video sarà disponibile su YouTube sabato alle 12. E allora, grazie mille a tutti e state buoni. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.